Buon pomeriggio dalla redazione, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Live che in primo piano vede purtroppo la cronaca, vede un'altra vittima sulle strade bresciane, una vicenda che però insomma ha bisogno ancora di qualche chiarimento. Si tratta dell'evoluzione purtroppo tragica dell'incidente di ieri pomeriggio a Manerbio, dove una donna è uscita di strada con la propria auto e è stata ritrovata dai sanitari del 118 già in arresto cardiaco. Inutile purtroppo la disperata corsa in ospedale, in condizioni invece sicuramente meno serie, la figlia di 15 anni che ha riportato un trauma cranico. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. All'arrivo dei soccorritori del 118, la donna era già in arresto cardiocircolatorio. Erano subito iniziate le manovre di rianimazione e poi la corsa all'ospedale di Manerbio. Per la 51enne, però, non c'è stato nulla da fare, è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. La donna, al volante della sua auto, per cause che sono in via di accertamento, era uscita di strada in via Brescia, a Manerbio. A bordo anche la figlia di 15 anni, rimasta ferita in modo serio e ricoverata in codice giallo al civile con un trauma cranico. L'incidente è avvenuto intorno alle 16 di giovedì pomeriggio. Rimane da capire la causa dell'uscita di strada, non si esclude sia stata colta da un malore prima dello schianto contro un albero. La vettura è stata rinvenuta in una scarpata. Sul posto i sanitari di Areu con l'eli soccorso, auto infermieristica e due ambulanze. Necessario anche il lavoro dei vigili del fuoco. Il maltempo con l'ennesima conta dei danni in provincia di Brescia, in particolare nelle valli bresciane, Valle Sabbia e Valle Camonica. Ieri un'altra, l'ennesima bomba d'acqua che ha creato davvero tantissimi disagi e fiumi che hanno preoccupato per tutta la giornata, poiché appunto ingrossati da questa forte mole di precipitazioni. Le forti piogge di questi ultimi giorni stanno mettendo a dura prova il Bresciano. Come spesso capita, a subire le conseguenze peggiori sono le valli, in primis la Val Camonica. Allagamenti si registrano però anche in Val Sabbia. A preoccupare maggiormente sono infatti i fiumi che, ingrossati dalle precipitazioni, minacciano di rompere gli argini. Fanno paura queste immagini del Chiese, ripreso a Barghe, Vestone e poi Gavardo. Il sindaco Davide Comaglio ha invitato i cittadini a prestare molta attenzione, aggiungendo però che a metà pomeriggio il livello idrometrico era finalmente in calo. Puntualmente si è anche il sottopasso di Villanuova sulla strada statale 45 bis, che quindi è stato chiuso al traffico. Chiuso per allagamento anche il tratto della statale 42 del Tonale e della Mendola nella Bergamasca, così come la 294 ad Angolo Terme. Rimane chiusa anche la provinciale 88 a Paspardo. Nuovamente in ginocchio d'Arfo, in particolare la frazione di Boario, dove si registrano allagamenti anche all'interno di abitazioni e di negozi. Qui a suscitare i maggiori timori è il torrente Budrio, che già un paio di settimane fa aveva inondato il paese. Allerta massima a Palazzolo, dove il fiume Oglio corre ben al di sopra dei livelli di soglia, costringendo a chiudere diversi dei ponti che lo attraversano. Fortunatamente il meteo è poi migliorato arrivando la serata. Quest'oggi è una giornata che è totalmente differente, baciata dal sole, e così sostanzialmente dovrebbe essere anche tutto il fine settimana. I dettagli però li scopriamo con 3B. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di 3B Meteo. Nella giornata di sabato il tempo sull'Italia sarà dominato da un flusso di correnti sud-occidentali che interessa soprattutto il nord-ovest, legato al passaggio di una perturbazione che porterà anche qualche piovasco su parte dei settori nord-occidentali, ma altrove il clima sarà asciutto, seppur con un po' di nuvolosità che transiterà sull'Italia. Nuvole spesso medio-alte, mentre al nord-ovest gli addensamenti saranno un po' più frequenti. Vediamo anche lo zoom delle precipitazioni, il contesto comunque sarà asciutto su gran parte del paese, giusto qualche piovasco non è da escludere proprio tra il Piemonte e la Lombardia nord-occidentale. Vediamo quindi il tempo che ci aspetta sull'Italia, sarà una giornata all'insegna della stabilità su molte regioni, salvo un aumento della nuvolosità, come dicevo, al nord-ovest, in parte anche sul resto del nord-est e la Toscana, con qualche piovasco tra la Valle d'Aosta, l'Alto Piemonte e la Lombardia nord-occidentale. Clima comunque asciutto altrove, con valori termici attorno ai 24-25 gradi al sud, qualche grado in meno al nord, ma comunque si raggiungeranno i 20 gradi. Per maggiori dettagli, però, continuate a seguirci sull'app di 3B Meteo. Per gli appassionati dei fenomeni meteo, quella appena trascorsa è stata una notte davvero speciale. Loro lo sapevano, si sono appostati proprio per ammirare quella che viene chiamata aurora boreale, anche se in realtà non è proprio così che si è vista, e come nei cieli di Brescia, un fenomeno che però ha colpito non solo gli appassionati, ma anche chi si è potuto godere questo momento.
Uno spettacolo che in moltissimi hanno vissuto col naso all'insù nella notte fra giovedì e venerdì. L'aurora boreale è tornata a fare capolino anche nel bresciano, tingendo i cieli di tutta la provincia. Inevitabile che gli appassionati di meteo si fossero appostati per la prevista occasione, ma anche moltissimi curiosi sono rimasti a bocca aperta davanti a quella coltre luminosa. Non soltanto Brescia è stata ovviamente travolta dall'aurora, ma mezza Italia. Sui social spopolano video e immagini di questo fenomeno così raro alle nostre latitudini, ma in realtà già visto quest'anno lo scorso maggio. In termine più tecnico si chiama SAR, archi rossi aurorali stabili, e senza scendere nei dettagli scientifici si tratta di una conseguenza delle tempeste solari. Quella che ha provocato quest'ultima aurora era stata definita grave dagli esperti nella parte medio-alta della scala che misura il fenomeno. L'attività solare in questi giorni era infatti significativa, con violente eruzioni e relative espulsioni di radiazioni protoniche all'interno del vento solare. Questo ha portato i bagliori, tanto emozionanti quanto instagrammabili, che stanno spopolando in rete. Al di là di social e tecnicismi, rimane lo spettacolo mozzafiato per chi ha saputo godersi quel momento. Torniamo ora a parlare del nuovo impianto di videosorveglianza che è stato installato sulla metropolitana di Brescia, in particolare su tutti i 18 convogli circolanti su questa infrastruttura della città. Secondo il presidente di Metro Brescia, Flavio Pasotti, la metro è sicura e nessun angolo della metropolitana cittadina è cieco. Quello che stiamo facendo e che abbiamo ancora in programma per il prossimo anno è ulteriormente innalzare i livelli di sicurezza all'interno della metropolitana. Questo avviene in due modi, naturalmente con l'innovazione tecnologica sui servizi esistenti e naturalmente continuando lo sforzo che abbiamo fatto quest'anno, che ha portato praticamente a raddoppiare il quantità del personale che è quotidianamente presente all'interno delle stazioni. È fondamentale il rapporto umano con i passeggeri devono girare, vedere personale nostro, avere la capacità di avere indicazioni e sentirsi sempre seguiti. Le telecamere hanno sempre seguito i passeggeri, il contatto umano è una cosa che fa fare un ulteriore salto di qualità. Questi sono gli obiettivi che abbiamo. Poi, altre 800 telecamere, nuova tecnologia, negli anni prossimi le metteremo, sarà tutto un lavoro in continuo sviluppo per un'infrastruttura che è per definizione un'infrastruttura sensibile, come dicono i militari. Lei ha detto non c'è un angolo in nessuna stazione che rimane, che è oscurato, è buio. Non esistono angoli bui all'interno di una stazione, qualsiasi punto è perfettamente raggiungibile dalle telecamere già da anni. I passeggeri, in qualunque posizione si trovano, possono voltarsi e trovare i pannelli gialli con i pulsanti rossi e verdi per comunicare con la centrale. In qualsiasi momento il passeggero deve avere la possibilità di avere un'interlocuzione diretta e questo è il sistema per come è stato progettato. Quello che si fa adesso è un upgrading che passa dall'analogico al digitale e permette di aumentare la qualità del servizio. Le grandi opere di riqualificazione dell'ospedale civile di Brescia, se ne parla ormai da moltissimo tempo, un tema che è diventato anche dibattito a livello politico. Ieri una nuova decisione da parte di Regione Lombardia con la firma in giunta di un protocollo di intesa che punta a sveltire quello che è l'iter per raggiungere questo obiettivo. Verrà anche istituito un gruppo di lavoro con i rappresentanti di tutte le realtà coinvolte proprio per raggiungere quanto prima la cantierizzazione dei lavori. I fondi messi sul piatto per il momento dalla Regione sono 275 milioni. È in arrivo un gruppo di lavoro per sveltire il percorso che porterà alla radicale riqualificazione dell'ospedale civile di Brescia. Con una delibera, la giunta regionale ha infatti approvato il protocollo d'intesa fra i vari enti coinvolti, la regione stessa, la provincia, il comune, la SST, la TS e l'università. Il gruppo di lavoro sarà formato da un rappresentante per ognuna di queste realtà con l'obiettivo di coordinare il percorso intrapreso. Questo tavolo è finalizzato a velocizzare l'iter necessario ad avviare gli interventi, ha spiegato l'assessore Guido Bertolaso. Ciascuno per la propria parte potrà fornire il proprio contributo insieme alla comunità tecnica, clinica e scientifica, compresi gli ordini professionali degli operatori sanitari, che potranno formulare eventuali istanze nell'interesse generale. Per questa prima fase Regione Lombardia ha stanziato 274 milioni di euro destinati a nuove strutture che affiancheranno quelle già esistenti nell'area ospedaliera, interessate dai lavori di riqualificazione. Tutto ciò nel quadro di una più generale valorizzazione, conclude Bertolaso, della sanità territoriale, che coinvolge non solo la provincia di Brescia, ma tutta la Lombardia.
L'economia, torniamo ad occuparci del forum delle imprese tenutosi questa settimana ad Area 12 Hub, ovviamente imprese protagoniste, ma fondamentale anche la presenza delle istituzioni, della politica. Fra i relatori c'era anche l'assessore regionale all'ambiente, Giorgio Maione, che ha parlato ovviamente di sostenibilità, ormai un obiettivo imprescindibile delle aziende. Credo che per fare sostenibilità bisogna avere soggetti pronti a farla e che sono in grado di fare sistema. E oggi abbiamo raccontato di un territorio come quello lombardo e bresciano che da questo punto di vista fa scuola a livello internazionale. Qui si fa la vera sostenibilità, qui le imprese crescono e fanno fatturato credendo in questa nuova economia e anche creando nuova occupazione. Se riusciamo a comprendere che questa è la chiave di volta, possiamo fare sviluppo. Però ovviamente le imprese hanno bisogno di essere aiutate e facilitate e lo si fa con risorse grazie ai bandi di Regione Lombardia, ma lo si fa anche semplificando le norme. Ho fatto alcuni esempi, il passaggio dal biogas al biometano senza autorizzazioni oppure introducendo alcune normative sulle scorie bianche e le scorie nere di acciaieria. Ecco, norme evolute, contesto sociale pronto a recepirle e questa è la sfida che abbiamo davanti per il prossimo futuro. Ora un'ampia pagina del giornale dedicata agli appuntamenti. È un fine settimana davvero molto ricco e inizia proprio questa sera a partire dalle 20 con il taglio del nastro in Piazza Dante a Castegnato, la 26esima edizione di Franciacorta in Bianco, la rassegna casearia di rilievo nazionale e la location Piazza Dante appunto è proprio la grande novità di questa nuova edizione 2024. Tante novità, ha detto una sorta di anno zero nonostante sia la 26esima edizione di Franciacorta in Bianco. Effettivamente per noi è l'anno zero, ma festeggiamo la 26esima. L'anno zero perché? Perché per la prima volta in 26 anni Franciacorta in Bianco entrerà nella piazza, dunque la piazza del paese, il centro del paese. E è all'aperto, cioè non siamo più sotto le stesse strutture o nei padiglioni, ma quest'anno abbiamo deciso di farlo all'aperto. Avremo 3 giorni ricche di sapori, di divertimenti anche per i bambini perché ci saranno i giochi in legno, ci sarà il palo della cuccagna, ci sarà il battesimo della sella praticamente e dunque abbiamo diciamo un po' tutto quello che i castegnatesi e non possono volere dalla nostra rassegna. Saranno una trentina gli espositori, arrivano da tutta Italia, è bene sottolineare che sì, il programma è ricchissimo e quindi si può andare a leggere tranquillamente ovunque su internet e sui social, ma l'ingresso è gratuito, le degustazioni sono gratuite e si accompagneranno i formaggi anche con vini, con birre, non solo. Esatto, allora tutto gratuito. Avremo le degustazioni gratuite, anche quelle. Ci saranno i maestri dell'ONAF che guideranno queste degustazioni. I formaggi saranno degustati sia con vino, sia con birra, sia con distillati. La provincia vicina anche quest'anno a Franciacorta in Bianco, importante la promozione del territorio. Riuscire a valorizzare il territorio della nostra provincia attraverso manifestazioni di questo genere ovviamente è un'occasione grandissima per la provincia che è partner da tanti anni dell'iniziativa e motivo ovviamente di orgoglio. Inizia sempre quest'oggi alle 17 invece e a Ospitaletto la 2 giorni di Brescia Buona in festa, ovviamente anche qui si mangia e si beve bene, però si scopre anche una realtà importante del nostro territorio, questa cooperativa che raccoglie al suo interno tantissime altre cooperative che fanno impresa, che lavorano ma anche in questo caso nel segno della sostenibilità e soprattutto nell'inclusione delle persone più deboli, fra queste c'è la cooperativa Alborea di Angelo Maiori. Brescia Buona è il modo in cui tante cooperative, tante realtà si presentano al territorio facendo emergere quello che fanno tutti i giorni, cioè creare opportunità di lavoro per i più fragili, per non solo dare supporto ma creare lavoro insieme ai ragazzi che hanno difficoltà, che siano detenuti, disabili, tutte le persone fragili. Ci sono tante persone che si occupano di fare questo, sono tante realtà, noi siamo un'associazione di 11 cooperative e un centro di formazione professionale.
11-12 ottobre cosa succede alla Cascina Cattafame di Ospitaletto? Si fa festa dove ci sarà un momento di riflessione con un convegno molto importante, ma soprattutto ci saranno giochi e attività per i bambini, l'asinoterapia, la clownterapia, il trucca bimbi, giocare con i Lego. Ci saranno degli stand gastronomici dove le cooperative faranno assaggiare, sperimentare quello che fanno tutti i giorni nelle loro dimore. Ci saranno dei concerti, due concerti molto belli, sia il venerdì che il sabato. Ovviamente i programmi completi di entrambe le rassegne, Brescia Buona e Franciacorta in Bianco, li trovate nei rispettivi articoli pubblicati sul nostro quotidiano online livebrescia.tv. Veniamo ora alla città, dove anche quest'anno torna un appuntamento attesissimo, quello con il Festival della Pace. Tra l'altro, in un momento in cui parlare di pace è davvero molto importante, sono circa 60 gli appuntamenti in calendario. Possiamo dire che mai come quest'anno il Festival della Pace ha un significato particolare. Sì, quest'anno il Festival della Pace giunge in una fase storica di particolare delicatezza e drammaticità, quindi ci fa piacere dire una parola di pace in una situazione veramente drammatica e che mobilita molte persone. Si è visto anche in questi giorni nella nostra città, c'è attenzione, preoccupazione, e quindi il Festival della Pace giunge con una serie di appuntamenti che sono, sì, di convegni, certamente ci mancherebbe altro, però sono anche molta arte, musica, spettacolo, perché noi non ci limitiamo ad analizzare la situazione, ma cerchiamo anche di raccontare storie. E quest'anno, tra l'altro, al centro della nostra riflessione c'è l'Africa, e di storie ce ne sono davvero tante, belle e anche ovviamente molto drammatiche. Quindi sarà un lungo racconto, ci sono oltre 60 eventi, penso sia un'esperienza bella per tutta la città. Lo sport con il ritiro, la decisione definitiva dallo sport di Vanessa Ferrari, è stata lei stessa ad annunciarlo con una lunga lettera molto personale, molto intima sui suoi profili social. È ora di dire basta, per davvero. Si chiude la carriera della più grande campionessa di ginnastica italiana e dopo le anticipazioni giornalistiche delle scorse ore è stata lei stessa ad annunciarlo con una lettera pubblicata sui suoi profili social. Oggi finisce la lunga e vincente vita agonistica di Vanessa Ferrari. La Ferrari ripercorre nel modo più personale e intimo possibile la sua avventura nella ginnastica fin dai primi anni, dai primissimi approcci quando era ancora bambina. Poi il gioco è diventato qualcosa di più, tanto di più. In quasi 20 anni al vertice ho collezionato medaglie in ogni competizione, racconta Vanessa, campionessa del mondo quando non avevo ancora 16 anni, poi una lunga collezione di medaglie fino a quella olimpica a 31 anni, alla quarta Olimpiade. Ma anche lei si chiede cosa sarebbe potuto accadere senza quei tanti infortuni che l'hanno spinta a tentare un ultimo assalto ai 5 cerchi parigini, assalto purtroppo fallito in extremis per un'altra rottura. Ho scritto tante pagine di storie e spero che queste rimangano indelebili, ora però questo capitolo della mia vita è finito, conclude Vanessa. Si chiude qui la mia carriera da ginnasta. Ci fermiamo qui con il telegiornale. Tutte le notizie però le trovate su livebrescia.tv, il nostro quotidiano online, eccolo qua, sul quale se volete trovate anche la diretta in streaming di Live 24 ore su 24 nel box in basso a destra nella nostra home page. Se invece volete sempre rimanere connessi con noi, ci sono tutte le nostre pagine social, eccole qua, i nostri canali Telegram e WhatsApp e anche la nostra applicazione gratuita. Questa edizione del telegiornale si conclude qui, a me non resta che ricordarvi il nuovo appuntamento con l'informazione in TV stasera alle 19 e quindi augurarvi un buon proseguimento di giornata e a presto.